Diagonally è un format di hybrid communication progettato e realizzato da Jerry Bros per la intranet di Enel. Nel marzo 2020, il lockdown imposto dalla pandemia ha stravolto, ha cambiato drasticamente i processi produttivi di Enel, mettendo improvvisamente in smart working oltre 35.000 persone. Questo con ovvi problemi organizzativi per il reparto HR, che ha dovuto strutturare e creare nuovi strumenti e contenuti per supportare ed accompagnare il nuovo processo produttivo. Guido Stratta, HR Director del gruppo Enel, lancia il progetto Insieme si vince. Seleziona una task force di imprenditori in grado di realizzare in modalità agile prodotti e contenuti per supportare i colleghi Enel nel processo produttivo nel modo più attuale, pratico ed efficace possibile. Il suo progetto, un palinsesto settimanale di contenuti stimolanti da fruire in remoto in tre diversi momenti della giornata per accompagnare il processo produttivo di ogni collega Enel e alimentare un concreto senso di inclusione. Jerry Bros progetta dunque tre format originali, uno per ogni blocco. Chat commitment per il primo, lavorare insieme. What's going on per il secondo, informarsi. E l'ultimo, diagonally, consapevolezza. Proprio quest'ultimo viene scelto dal team di Guido Stratta per realizzare due web series di 5 puntate ciascuno, 10 settimane di programmazione sui temi arte e salute. Il format, un digitalk show condotto da Renato Geremicca, coinvolge per ogni serie a tema tre diversi testimonial, apparentemente molto diversi tra di loro, ma in realtà diagonalmente collegati per un talk show aperto e dinamico, capace di stimolare il pensiero diagonale. Il conduttore, dal digital studio Jerry Bros, si collega in live streaming con gli ospiti, che sono presenti con lui su tre distinti schermi. La soluzione scenografica adottata è essenziale per creare al contempo una relazione intima e autentica con gli ospiti. La regia di Salvatore Geremicca coordina dal vivo i tre streaming indipendenti per poter registrare i tre ospiti ed il conduttore separatamente. Tutto questo favorisce poi la post-produzione delle web series. Il lockdown ha ovviamente costretto in modalità più che agile il team Jerry Bros. Al termine della seconda giornata di riprese della serie Salute, le workstation di produzione sono state smontate dallo studio per ricreare un vero e proprio studio diffuso. 8 postazioni di editing interconnesse dalle case di tutti i membri del team hanno permesso durante il lockdown di lavorare alla post-produzione su binari paralleli e coordinati in remoto in real time. Il regista, collegato in streaming in diretta con il team, coordinava in remoto dal montaggio all'editing alla color correction fino alla traduzione e sottotitolatura in inglese, spagnolo e italiano. La caratura degli ospiti e la formula del talk show hanno permesso di realizzare contenuti originali e stimolanti, in perfetta sintonia col concetto di pensiero diagonale. Superare le difficoltà oggettive e le limitazioni del lockdown ha consentito a Jerry Bros di sviluppare, oltre a questo format originale, anche una nuova expertise e una nuova capacità produttiva, unendo alla massima elasticità ed adattabilità un risultato di output di alto profilo in grado di ridefinire nuovi standard. Il progetto di Guido Stratta si è rivelato un'autentica milestone in campo internazionale nella gestione delle organizzazioni durante la pandemia. Questo progetto ha potuto creare delle condizioni in grado di sviluppare livelli di produttività per l'azienda insperati per il contesto e la situazione. Il team HR di Enel ci ha confermato l'ottimo gradimento per la serie e per l'alto livello della qualità del nostro prodotto. Allo stesso tempo, per Jerry Bros, questa produzione ha rappresentato un'occasione per potenziare la capacità produttiva e creativa ed amplificare la propria caratteristica plastica e agile.